Buongiorno a tutti, ragazzi. Come state? Spero tutto bene. Sì, lo so cosa state pensando. Vi risponderò a tempo debito. Non andate a riempire lo spazio commenti con questo riferimento al particolare sul mio sfondo. Poi capirete tra poco, in realtà. Entro una ventina di giorni vi spiegherò un po' tutto quello che andrà a succedere. Oggi però volevo parlarvi di un argomento che secondo me è utile disquisire soprattutto in questo periodo qua. Perché? Perché ieri abbiamo parlato di Dusan Vlahovic, di questa possibilità che il suo contratto possa andare ad aumentare gradualmente stagione per stagione, quindi il suo ingaggio possa aumentare stagione per stagione. Sembrerebbe confermata questa indiscrezione, poi vedremo come la Juventus andrà a gestire questa cosa qua. Io però vorrei parlare un po' di quella che è stata in generale l'operazione Vlahovic, di quello che era il suo scambio di quest'estate con Lukaku e se sono pentito del fatto che alla fine non c'è stata questo incastro, non si è portato a termine questa trattativa con il senno di poi. Allora, io credo che Dusan Vlahovic alla Juventus servisse nel momento in cui è stato acquistato. La Juve a gennaio rischiava di non andare nemmeno in Champions League. C'è stata la cessione di Cristiano Ronaldo, rimpiazzato con Moise Kean negli ultimissimi giorni di mercato, e a tal proposito vi invito a passare qui sotto in descrizione o magari anche nel primo commento pinnato in alto, dove vi lascio un articolo che ho scritto ieri su Moise Kean, dove l'ho definito il giocatore più in forma tra gli attaccanti della Juventus. E quindi in previsione anche di Firenze potrei anche immaginarmi una coppia d'attacco formata da Kean e Chiesa, con Vlahovic in panchina. Allegri l'ha già lasciato in panchina diverse volte in realtà contro la Fiorentina a Firenze, mi viene in mente forse anche una Coppa Italia addirittura, dove Vlahovic non è entrato proprio al suo primo anno, poi vado a memoria, non mi ricordo questa cosa, ma dal punto di vista fisico oggi Moise Kean è avanti a tutti. Quando Vlahovic arriva alla Juventus si ritrova in un reparto offensivo composto appunto da Kean, perché c'era già Federico Chiesa, si era appena fatto male, quindi sarebbe tornato soltanto dopo tempo, tra l'altro ieri è proprio un anno dal suo ritorno in campo nella partita con il PSG, quindi è un anno che non giochiamo una partita di Champions League, praticamente detta papale papale, ed è un bel peccato ed è una bella sofferenza secondo me. C'era Federico Bernardeschi, anche se la Juventus non lo utilizzava effettivamente come esterno offensivo, ma soprattutto secondo me c'erano due giocatori con i quali Vlahovic aveva trovato veramente una bellissima intesa, e cioè Paolo Dybala e Alvaro Morata, perché io ho visto una Juventus a schierarli tutti e tre insieme e una Juventus che funzionava per quelle poche volte in cui li abbiamo visti insieme. Ho visto una Juventus con Dybala dietro Vlahovic e funzionava per caratteristiche quella zona di campo lì, e ho visto anche un Morata lavorare tantissimo per Dusan Vlahovic, andare a svolgere un po' il ruolo di seconda punta al fianco di Dusan Vlahovic, che invece andava a prendersi quella profondità, e anche in quel caso ho visto una coppia che funzionava. Alla fine della stagione Dybala e Morata non sono rimasti alla Juve, c'è rimasto Vlahovic, c'è rimasto Chiesa, c'è rimasto Kean, è arrivato Milik, è arrivato Di Maria. Io tra Milik e Vlahovic ho trovato delle differenze proprio tecniche che possano creare una buona coppia dal punto di vista tattico, perché Milik è un giocatore che viene spesso incontro e fa da raccordo tra l'attacco e il centrocampo, un giocatore che ha quella potenzialità lì, invece Vlahovic è un giocatore che attacca molto la profondità, quindi secondo me è una coppia ben assortita. Io non credo che Chiesa e Vlahovic sia una coppia perfettamente assortita, anche se in questo momento sono i titolari sulla carta per la Juve, e io quando ho visto funzionare davvero bene la coppia Chiesa e Vlahovic è perché poi Chiesa si allargava e quella posizione centrale veniva presa da altri giocatori come magari Rabiot che si buttava dentro e Cambiaso che andava a fare la mezzala. Sicuramente Dusan Vlahovic non è un attaccante alla Higuain, per intenderci, non è nemmeno un attaccante alla Benzema, non ha quel tipo di pulizia tecnica, non ce l'aveva prima, non ce l'ha oggi, è un classe 2000, ha 23 anni, inizia a entrare in quella parte di carriera in cui deve dare il suo 100%. Era un'operazione da fare, secondo me sì, e tutt'oggi vi dico che sì, era un'operazione da fare. Però questa cosa dell'ingaggio salire un po' mi lascia quell'amaro in bocca e mi porta a chiedermi, ma era davvero necessario da questo punto di vista? Perché posso capire pagare e tanto il cartellino del giocatore alla Fiorentina, che quello è un po' più lo scoglio, no? Da andare a
a scavalcare in quel momento specifico della stagione, con i rapporti tra Juve e Fiorentina che non sono ottimi, per usare un eufemismo. Ma sul giocatore c'era davvero necessità, nel senso, nel momento in cui gli prometti un tetto salariale massimo come 7 milioni e mezzo, c'era davvero necessità di andare ancora più in su, anche considerato il fatto che il giocatore non usufruisce del decreto crescita? È in un momento in cui poi proprio dentro la Juventus gli stessi dirigenti, lo stesso Arrivabene, aveva parlato di una sorta di tetto salariale massimo. Ed era uno dei motivi per cui poi Dybala non è stato rinnovato, lo ricorderete. Si parlava di cifre troppo elevate rispetto a quelle che erano le intenzioni della Juve sui singoli calciatori, e lo stesso Dybala viene detto non rientra più nel piano tattico tecnico perché c'è Dusan Vlahovic. Quando si era sottoposto invece al rinnovo Dybala non c'era Vlahovic, quindi si è deciso di rendere Vlahovic quel giocatore lì, no? Quel giocatore da quello stipendio lì e anche il centro nevralgico dal punto di vista tecnico della Juventus. Questo mi lascia un po' più l'amaro in bocca, perché non c'è necessità probabilmente di andare così tanto in alto con Dusan Vlahovic. Poi è ovvio che in quel momento lì Vlahovic lo voleva tutta Europa. C'erano le squadre di Premier League che facevano a gara per andarsela ad accaparrare. E fa strano, anche se non troppo, vedere invece quest'estate che era la Juventus che cercava di cedere Vlahovic. Perché dico non troppo? Perché comunque lo scorso anno Vlahovic ha avuto tanti problemi fisici. È stato tanto lontano dai campi da gioco, ha avuto la pubalgia, che è comunque un infortunio, uno stop particolare, anche stronzo se vogliamo, perché non ti permette di pronosticare dei tempi di recupero effettivi e non ti permette nemmeno di essere al tuo 100%. Ora Dusan la pubalgia l'ha abbandonata, l'ha superata, no? Però quest'anno è rimasto comunque fuori per dei problemi legati alla schiena, che Allegri a quanto pare non ha definito muscolari, e quindi probabilmente dal punto di vista del J-Medical non erano problemi muscolari. Io credo che Vlahovic sia ancora un giocatore che ha necessità di crescere, ancora tanto. E sto leggendo un po' in questi giorni che in realtà sarebbe stato giusto invece andare su Romelu Lukaku. Ora vi leggo i numeri dei due giocatori, perché Romelu Lukaku in 11 partite ha segnato 8 gol con la Roma in totale in questa stagione. Poi se andiamo a vedere la Serie A, perché il confronto lo farei un po' più sulla Serie A dato che Vlahovic gioca soltanto quella, Lukaku 8 partite e 5 gol in 642 minuti, mentre Dusan Vlahovic 8 partite e 4 gol in 533 minuti. Ora, da questo punto di vista, Lukaku e Vlahovic hanno giocato bene o male lo stesso numero di minuti, 642 Lukaku contro i 533 di Vlahovic. Ci sono 90 minuti in più di Lukaku, che infatti ha segnato un gol in più praticamente. Quindi sono numeri molto simili in realtà all'interno del campionato italiano. Ma perché faccio questo confronto sul campionato italiano? Perché quest'estate siamo rimasti a leggere del fatto che Lukaku avrebbe permesso alla Juventus di vincere il campionato, perché è un giocatore che all'interno della Serie A ha determinate caratteristiche. E secondo me è vero che ha determinate caratteristiche all'interno della Serie A, perché Lukaku è un giocatore forte, a maggior ragione se confrontato con i difensori della Serie A. Ma come dicevo quest'estate, Lukaku, come Vlahovic, è un giocatore che ha bisogno di spazio per rendere al meglio. Vi faccio un esempio, non so se avete visto Inter-Roma l'altra sera. Lukaku ha fatto molta fatica, ma perché il pallone non gli è mai arrivato, perché la Roma ha fatto una gara veramente di sofferenza. Potremmo paragonarla alla gara che ha fatto la Juventus a Bergamo, quelle gare in cui la parte offensiva, la fase offensiva viene completamente abbandonata, e quei giocatori li fanno fatica, perché se gli attaccanti non hanno palle giocabili o sono veramente fenomenali, prima citavo Higuain e Benzema perché sono, potremmo metterci Lewandowski e Suarez perché sono la rappresentanza di quello che è stato il numero 9, il prototipo del numero 9 moderno, no? Che non era più il Luca Toni di turno, ma erano dei giocatori che con i piedi sapevano giocarci anche bene. Lukaku e Vlahovic sono due giocatori, secondo me, grezzi, tutti e due, o comunque non a quei livelli là di quelli che vi ho citato. Sono due giocatori con dei fisici importanti, Lukaku molto più bravo sul gioco aereo rispetto a Vlahovic, dove deve crescere ancora tanto, è un punto sul quale deve crescere, ma io sinceramente, ve lo dico ancora ad oggi, non avrei fatto quello scambio e non sono pentito di aver fatto quello scambio.
Anche perché sono dell'idea che non si possa valutare l'efficacia dello scambio Lukaku-Vlahovic in questa singola stagione. Perché nel momento in cui vai a scambiare un giocatore del 93 contro un giocatore del 2000, tra i quali ci sono 7 anni di differenza, tu stai in realtà ragionando sulla prospettiva e sul fatto che Vlahovic potrebbe comunque avere lo stesso un valore di mercato elevato, perché la Juve l'ha pagato tanto, stiamo parlando di oltre 70 milioni di euro e soltanto 2 anni fa praticamente, contro un giocatore Lukaku che lo stesso club stava cercando di cedere in prestito anche. Anche la Juventus stava cercando di cedere Vlahovic, non prendiamoci in giro, questo è accaduto quest'estate, ma la Juventus aveva necessità di inserire a bilancio quella determinata cifra. È per quello che avrebbe anche valutato tanto il cartellino di Lukaku in cambio di un corrispettivo economico importante da parte del Chelsea per far arrivare un pochettino numericamente vicino a quella cifra legata all'ammortamento del calciatore. Non ci si è riusciti, il Chelsea ha detto no e quindi tutto a posto. Non si è andati avanti. Io sono ancora dell'idea che sia meglio avere Vlahovic all'interno della rosa piuttosto che Lukaku, bene o male, con lo stesso esborso economico, anche se poi su Lukaku c'era probabilmente da citare il discorso legato al decreto crescita, che è uno dei temi che si sta discutendo in questo momento, perché c'è un po' di perplessità sul decreto crescita legato al mondo del calcio, e secondo me ci sta anche andare a ragionare su queste cose qua, perché stiamo parlando di tassazioni. Chi ha una partita IVA come me, leggere che magari ci sono dei club che pagano dei giocatori fior fior di milioni e poi si va ad avere uno sgravo fiscale un po' più morbido su quei calciatori che guadagnano fior fior di milioni e alcuni nemmeno se li meritano, pochettino devo dire la verità, mi dà noia, ma quelli sono discorsi miei personali legati alla mia sfera, ok, che vanno un pochino oltre. Però io credo che anche se quest'anno dovesse arrivare, che ne so, Vlahovic a fare 10 gol e Lukaku a farne 20 in Serie A, cosa che secondo me non accadrà sulla Serie A, perché noi il ragionamento Vlahovic-Lukaku lo facciamo sulla Serie A, cosa che secondo me non accadrà, ma vediamo, potrebbe anche succedere, perché il mondo è bello perché vario e può succedere di tutto. Io rimarrò di questa idea, perché la mia valutazione non era fatta sulla singola stagione, bensì sul lungo. Poi che la Juventus oggi si ritrovi con una grana legata a Vlahovic, non dal punto di vista sportivo, o comunque non solo, perché Vlahovic è finito un pochettino nel mirino della critica da parte dei tifosi della Juventus, ma soprattutto dal punto di vista economico, perché ripeto, questa volontà di fargli questo ingaggio a salire è di così tanto, boh, mi fa anche un pochino dubitare ancora di più in realtà, perché trovo che l'operato di Arriva Bene non sia stato un grande operato, anzi sia stato un pessimo, pessimo operato alla Juventus, però mi fa dubitare ancora di più di quello che è stato fatto. Fatemi sapere un po' la vostra opinione qui sotto nei commenti, perché secondo me è un argomento caldo, ci sono tante chiavi di lettura, ci sono tanti argomenti di discussione. E ne aggiungo un altro, perché in questo momento Vlahovic, no, è stato un po' fuori, ha avuto dei problemi, bla bla bla, però lo stesso Lukaku l'anno scorso ha avuto dei problemi. Attenzione, in questo momento Lukaku sta giocando, poi magari non gli succederà niente, giocherà tutta la stagione, non avrà nemmeno un problema dal punto di vista fisico, però è logico pensare che come Vlahovic l'anno scorso sia stato accecato e come lo è anche quest'anno, anche Lukaku possa avere delle ricadute, a maggior ragione perché è un giocatore che è più vecchio di 7 anni rispetto a Vlahovic. Poi ci sono dei giocatori di 40 anni che sono meravigliosamente perfetti, dei giocatori di 20 anni che sono dei rottami e viceversa. Poi ci sono, vabbè, le eccezioni, no? Dei giocatori meravigliosi che a qualsiasi età sono sempre stati bene fisicamente, beati loro, perché io invece ricado nella categoria dei rottami, anche se non sono un calciatore professionista e non mi ci avvicino nemmeno, però sono purtroppo un rottame, ahimè, ma questa è un'altra storia. Fatemi sapere un po' la vostra qui sotto nei commenti. Ciao belli, buona giornata.